Buonasera, sono Vito Crosetto, presidente di Praxi. Praxi è partner del Centro Congressi in questo ciclo di martedì sera, legato al fatto che celebra i 50 anni di fondazione. Vi ringrazio per la nutrita partecipazione e cedo la parola ai nostri relatori. Mi vedete? Là in fondo? Sono in piedi, Stasera raccontiamo i 25 anni del trio e ho visto che nel titolo c'è però un refuso della serata, perché c'è scritto i 25 anni del 33,3 periodico del trio, no? In realtà non è proprio così il trio. Non è così perché anche dal punto di vista commerciale amministrativo io e Aldo possediamo il 33% e Giovanni in Bastardo il 34%. Lui si giustifica sempre così, dice cazzo, la prima volta che sono andato a depositare il testo dei corti alla SIAE mi hanno detto com'è la percentuale e lui ha detto 33,3. E guardi, i nostri tabulati non prevedono un numero periodico, uno di voi deve prendere un numero in più. E io ero lì, no? Quindi a non andare negli uffici della burocrazia, no? Era il 1990-91 e Giovanni Aldo, che erano una coppia di cabaret, che si chiamavano i Suggestionabili, no? Avevano avuto un discreto successo milanese, ma erano lì per ritirarsi. Io, che ho avuto un passato glorioso per 6 mesi con Marina Massironi, anche noi avevamo un duo di cabaret che si chiamava Ansel e Strudel. Fa più ridere dei Suggestionabili. Giacomo Poretti ha appena festeggiato qui al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Torino i 25 anni del trio. Vedendo la presentazione e sentendo tutti gli aneddoti, ma soprattutto vedendo anche i film, gli spettacoli teatrali, si ha la sensazione che quando voi lavorate insieme vi divertite tantissimo. Mi sbaglio, immagino di no. No, Il divertimento è la condizione necessaria per poter fare il nostro lavoro, altrimenti non uscirebbe niente di buono. Quindi grazie a Dio questa cosa ci ha sempre tenuto compagnia e speriamo che duri ancora un po'. Ma infatti, però a me veniva in mente questo, ma qua ci sono stati dei momenti di tensione, dei momenti in cui magari, come avete anche raccontato in alcuni film peraltro, no? Adesso non mi ricordo se era Chiedimi se sono felice, no? Dove c'è un momento drammatico. Sì, ma di drammatico non è mai successo niente, sono successe le cose che succedono normalmente a tutte le relazioni sodalizie di lavoro di tutte le persone, momenti di contrasto, momenti di compressione, ma alla base c'è la volontà, c'è sempre stata la volontà di stare insieme e di superare queste cose, e così è stata. Quindi, come è stato dichiarato anche durante questa presentazione, c'è una volontà di continuare. Questo lo dico perché i vostri spettatori, che sono tantissimi, saranno contentissimi di questa cosa. Sai, no? La volontà di un artista, noi ce la mettiamo, ma poi dipende da un sacco di cose, dipende dal Padre Eterno, dal talento, dall'ispirazione. Noi la voglia di stare insieme, di fare altre cose, ce l'abbiamo sempre. Speriamo che si realizzino sempre le condizioni necessarie. Ecco, Giacomo Poretti è un artista tutto tondo, perché parte dal cabaret, poi fa teatro, poi fa televisione, poi fa cinema e diventa anche scrittore, quindi veramente una carriera nell'ambito artistico che si trasforma, fra l'altro sempre avendo successo. Adesso hai firmato un sacco di copie del tuo libro, se le presentazioni dei libri andassero sempre così bene, il mondo della lettura sarebbe... Quindi hai contribuito anche a questo. Come scrittore, ecco, questa è forse l'attività che tu fai da solo, è l'unica, cioè in ambito artistico sto dicendo, no? Sì, ognuno di noi ovviamente ha degli altri interessi nella vita, che cerca di coltivarli se c'è il tempo, se c'è la possibilità. La mia passione è sempre stata la scrittura e anche qua, grazie a Dio, è stato possibile, oltre a collaborare sul giornale La Stampa, scrivere anche un paio di libri
e mi diverto, spero che si diverta anche il pubblico. C'è in previsione l'uscita di un terzo ma, libro, di un terzo romanzo? Beh, il mio terzo libro mi era aspettato l'anno prossimo. Adesso tra un po' uscirà il libro del trio, che è praticamente raccontato da Michele Brambilla, che è stato vice direttore alla Stampa qua, e racconta la nostra vita artistica, i nostri 25 anni di carriera. Ma invece un tuo libro bisognerà aspettare un attimo. Salone del Libro di Torino o Salone del Libro di Milano? Chi mi chiama? Dipende da chi chiama. Va bene, grazie mille.